Vediamo ora le modalità per inserire trattini e spazi non divisibili. Abbiamo due possibilità. Una è quella di utilizzare la finestra di dialogo caratteri speciali da inserisci, caratteri speciali. E qui possiamo utilizzare di abbiamo la possibilità di inserire diversi caratteri speciali. Un'altra possibilità è data dalla correzione automatica, che troviamo in formato correzione automatica, opzioni di correzione automatica. Vediamo che ci sono diverse combinazioni di caratteri che poi vengono sostituiti con altri caratteri. In esempio, se noi decidiamo questa serie di caratteri, vengono sostituiti con il simbolo di copyright. Quindi, scrivendo parentesi tonda aperta, C maiuscolo, chiusa parentesi tonda, diamo spazio, vediamo che questi insieme di caratteri vengono in automatico sostituiti dal carattere di copyright. Abbiamo anche la possibilità di inserire nuove combinazioni di caratteri. Quindi andiamo in opzione di correzione automatica e per esempio sostituiamo questi due singoli trattini consecutivi con 3 e invece del trattino lungo mettiamo il trattino corto, facciamo nuovo. Quindi, ok, in questo caso se scriviamo a 3 volte trattini, diamo spazio. Vengono sostituiti con il trattino corto. Se invece facciamo B, trattino, trattino, questi vengono sostituiti con il trattino lungo.